fino al 30 marzo al Teatro Vittoria, Cosa farebbe Fonzi al posto mio? Scritto da Alessandro Mancini e Marco Falaguasta. E Marco Falaguasta, nostro graditissimo ospite. Buongiorno e benvenuto. Grazie. Buongiorno. Allora, di che si tratta? Cosa succede al Teatro Vittoria? Bah, succedono belle cose, almeno da quello che sembra il responso della prima replica. Bene. Succede che c'è una persona qualunque, che sarei io, che racconta la propria esperienza di vita, la propria esperienza professionale, e quindi ripercorre tutte quelle volte nelle quali nella vita mi sono sentito un cretino e tutte quelle nelle quali mi sono sentito un genio. Siccome più o meno le due sensazioni nell'ambito dei 43 anni come bilancio si equivalgono, mi sembra che questo già di per sé sia una cosa che ha un contenuto comico abbastanza dirompente. E quindi niente, Cosa farebbe Fonzi al posto mio? Il titolo è emblematico. Da adolescenti sui 14-15 anni è chiaro che si è vittima di, diciamo così, di insicurezze, di incertezze, di una personalità in formazione, mentre Fonzi sembra andare dritto per la sua strada, spavaldo, sicuro di sé, con leale nei confronti degli amici, ma riscuotendo un enorme successo nei confronti del mondo femminile. Quindi credo che questo sia il sogno di tutti i ragazzi, avere questo tipo di caratteristiche. E quindi dalle tante insicurezze dell'adolescenza molto spesso mi sono fatto coraggio dicendomi: ma chissà che cosa avrebbe fatto al posto Fonzi al posto mio. Oh, c'è anche molta musica, sei accompagnato dalla band Officine Grove. Sì, c'è tanta musica, c'è tanta musica, perché io ho una percezione della mia vita come di una vita nella quale c'è stato tanto ritmo, dove c'è stata tanta frenesia, e credo che la musica corrisponda appieno a raccontare questi concetti, la frenesia e il ritmo. Ecco, il pubblico, mi hai detto, reagisce con divertimento. Ma il pubblico credo che prima di ogni cosa percepisca la mia buona fede, nel senso che non è uno spettacolo autocelebrativo, non è uno spettacolo nel quale si raccontano le gesta di un eroe, anche perché io non mi reputo tale. È uno spettacolo nel quale con grande sentimento, questo sì, con grande sincerità, dopo aver indossato la maschera di tanti personaggi teatrali e televisivi, decido di raccontarmi quello che suono. Esattamente, esattamente. Ecco, che impressione fa raccontarsi di fronte a tanta gente? Guarda, una, secondo me è una grande opportunità, perché raccontarsi di fronte a tanta gente significa mettersi in gioco in tante direzioni, significa correre anche il rischio che magari qualcuno si sia fatto un'idea ideale, scusa la tautologia, però insomma che si sia fatto un'idea diversa di quella che è, di quello che poi invece è l'uomo, è la persona reale. E però credo che sia un rischio che valga la pena di correre, perché ad un certo punto, appunto, dopo tanti personaggi senti quasi l'esigenza di raccontarti nella tua dimensione più vera, e vedo che sento che il pubblico percepisce questa mia volontà di raccontarmi, questa mia volontà di mettermi a nudo, e mi piace proprio che il pubblico possa vedere una persona che fa un mestiere, diciamo così, pubblico, popolare, e lo possa vedere nel suo momento invece più normale. Io sono un uomo come tutti, che va a pagare bolletta alla porta, accompagna i bambini a scuola, gioca a pallone, quindi voglio dire, e credo che raccontare questo lato più insolito sia la chiave del gradimento da parte di chi osserva. Guarda, vorrei commentare con te una notizia che è uscita in questo istante. Sai, ieri l'intervento di Battiato al Parlamento Europeo, in cui ha apostrofato in modo oltremodo volgare le donne che stavano in Parlamento. Ecco, il presidente della Regione Sicilia, Crocetta, ha revocato l'incarico di assessore alla cultura a Battiato. Ecco, un tuo pensiero così di getto. Allora, di getto ti dico che comunque apostrofare in quella maniera così triviale, vista così, mi sembrerebbe veramente un'affermazione gratuita. Ognuno di noi è libero di avere un proprio pensiero in merito a persone o situazioni o vicende, però insomma essere offensivi secondo me si supera la soglia del buon gusto. Detto questo, credo però con altrettanta sincerità che l'Italia abbia ben altri problemi in questo momento, e che dare tutto questo peso, dare tutta questa importanza ad una bega da cortile, francamente mi sembra che si tolgano tempo, risorse ed energie a parlare di problemi ben più gravi, ben più immediati e dalle conseguenze ben più serie. Questo è un po' un vezzo della nostra, di questo nostro paese, che si distoglie l'attenzione dalla cosa principale per andare a dedicarci a beghe da cortile.
sarebbe forse il caso di cambiare un po' rotta, di cambiare un po' mentalità e anche maniera di approcciare alle cose. Non capisco perché tutto questo fermento e questa indignazione ci sia stata e si sia mossa nei confronti di Battiato, che ripeto, ha sbagliato e non intendo fare il suo avvocato difensore, ma credo che nel corso degli anni, ma basta guardare anche dell'ultimo mese o delle ultime settimane, ci siano state cose ben più gravi di fronte alle quali indignarsi, e non mi sembra che ci sia stata questa sollevazione di scudi. Ma devo dire, sai, a ognuno il suo, nel senso che in quel caso Battiato rappresentava la regione Sicilia a Bruxelles, in una sede istituzionale, in una sede europea. Ecco, io credo che apostrofare come troie le rappresentanti che sedevano nel Parlamento, a prescindere da quello che uno può pensare delle singole deputate, ecco, io credo che bene ha fatto il presidente della regione, qui non è che è successo ieri sera, e in mattinata ha chiuso l'incidente. Mazza, o Crocetta stamattina è molto attivo perché ha rivocato anche l'incarico a professor Zichichi, quindi si è svegliato male. Comunque, ecco, io credo che non è che invece di dibattere della situazione economica stiamo parlando da giorni di Battiato. Ieri sera ha detto queste fesserie e queste cose lesive anche dell'immagine del paese, e la mattina dopo il presidente, non è che ci siamo dilungati in indignazioni senza fine, e in 12 ore si è fatto quello che io credo sia giusto fare. Ora, al di là di quello che uno pensa, non è che non parliamo della tragedia Italia per parlare di Battiato, ha fatto una fesseria forse data dall'essere uomo d'arte e non politico, e quindi non si rende conto una persona che non è avvezza a questo del luogo in cui si dicono anche certe cose, e paga dazio, insomma, qualcuno che paga te l'ho premesso che Battiato secondo me ha sbagliato, e non voglio essere il suo avvocato difensore perché per certi versi è indifendibile, quindi questo te l'ho premesso. Sono d'accordo con il presidente Crocetta che gli ha revocato l'incarico, perché poi comunque con il suo comportamento dimostra di non saperlo gestire, perché avere quell'incarico significa anche saper parlare ed esprimersi nelle sedi istituzionali e saper rappresentare la tua regione e il tuo paese, e lui in questo ha fallito, mentre ha dato lustro alla nostra nazione con la sua arte, e questo nessuno gli ha tolto. Assolutamente. Dico però, a mio giudizio, a me personalmente fanno molto più indignare tante altre cose. Mi fa molto più indignare che con un paese in ginocchio il nostro Senato faccia una gara d'appalto da 900.000 euro per comprare le agendine a senatori e deputati. Questo mi fa indignare molto di più delle troie di Battiato. D'accordo, questo condivido. No, diciamo, siamo sullo stesso piano. Assolutamente sì. Oh, comunque ti è arrivato un SMS tale da Giovanni. Che dice? Abbiamo un po' scatenato la discussione su Battiato, non volevo, perché dovevamo parlare del tuo spettacolo. No, parliamo di sociale, che è importante. Allora, scusate, ma Battiato ha espresso il pensiero di molti italiani. Perché scandalizzarsi poi in un Inner's Auge? Una sua canzone aveva già detto più o meno queste cose. Ecco, questa è la canzone probabilmente. Ecco, aveva già manifestato il suo pensiero come cantante. Però, ecco, ok. Però come cantante, ripeto, nell'ambito della sua espressione artistica è padrone di scrivere e di esprimere ciò che crede. Come rappresentante delle istituzioni, no. Però mi chiedo con la stessa logica, sì, perché nessuno ha mai chiesto ed ottenuto la testa di Bossi quando offende Roma, i romani, d'accordo, e la sua storia? No, ma non perché solo allora, Roma. Se Bossi lo fa, scusate, se Bossi lo fa come segretario della Lega, ci posso anche stare, questi cialtroni hanno bisogno di esaltarsi con questi slogan di basso momento. Ma che Bossi lo faccia come ministro della Repubblica, quindi come ministro anche mio, che sono profondamente e orgogliosamente romano, è tanto sbagliato quanto la frase di Battiato. Ma allora di più. Allora io non li voglio più sentire questi. Perché poi tra l'altro, Bossi
e parlava non solo di Roma ladrone, le solite sequenze di luoghi comuni, parlava, insultava la bandiera italiana, l'inno nazionale, e lì c'era vilipendio alla Costituzione, ma purtroppo la politica passa un momento di debolezza assoluta, nessuno bene, che capito? Anche lì, ma sul no indignarsi, un personaggio del genere andrebbe quasi arrestato, perché se lo fa un cittadino, era un ministro della Repubblica e tutti zitti. Io capisco che lui voglia esaltare il suo popolo, che si esalta con queste cose, questo la dice lunga anche sul sostrato culturale nel quale Bossi agisce, certo. Però insomma mi sembra che allora tutti gli altri noi abbiamo diritto di indignarci, no? Ecco, abbiamo diritto di chiederne la testa. Marco, c'è in questo tuo spettacolo, che ricordo fino al 30 marzo al Teatro Vittoria, nel raccontare te stesso c'è pure qualche apertura o qualche citazione o qualche commento sulla situazione che stiamo vivendo? Questa è la mia cifra da sempre, anche come drammaturgo, anche quando scrivo commedie, la mia cifra è proprio sempre quella di scrivere cose che comunque suscitino il divertimento, cose che comunque abbiano un impianto di leggerezza, ma non rinuncio mai a una mia riflessione, ad un mio sguardo sulla nostra contemporaneità, sulla nostra società, anche perché secondo me in qualche maniera il teatro deve essere un po' documento dei nostri tempi. Certo. Ora io non è che abbia la presunzione di essere addirittura documentale, però comunque essendo un comunicatore nel mio piccolo sento la responsabilità di lasciare una traccia. Ecco, come stai vivendo da persona di cultura, di spettacolo, la situazione che stiamo vivendo in questo momento nel nostro paese? Con grande preoccupazione e con grande tristezza. Grande preoccupazione perché ovviamente siamo arrivati ad un punto nel quale tutto la quotidianità diventa difficile per tante ragioni che non sto qui a spiegare perché sono davanti agli occhi di tutti. Con grande tristezza è perché io non credo alla tesi della cattiva sorte, non credo alla tesi dell'Europa raffigurata come orco cattivo, credo piuttosto alla tesi che ci abbiamo messo tanto del nostro come nazione, perché abbiamo accettato che per 20 lunghissimi anni venisse abbassato il livello culturale, il livello del gusto, il livello di pensiero, portando avanti una politica fatta di nani e di ballerine, e quindi se oggi ci troviamo in questo caos, che non è un caos originario ma è un caos definitivo, purtroppo è anche a causa di 20 anni vissuti al di sopra delle nostre possibilità. Pericolosamente, come diceva un film. Ed oggi il risultato è questo, ed oggi purtroppo il risultato è questo, perché si è pensato, hanno voluto far passare il messaggio che fosse tutto possibile per tutti, che non ci fossero limiti all'ottimismo, che non ci fossero limiti alla buona sorte. Purtroppo tutto questo pensiero positivo diventa fisiologico nel momento nel quale comunque ha un'aderenza alla realtà, patologico quando è una droga che viene somministrata alla nazione per far credere, per allucinarla e farle credere che tutto vada bene. Probabilmente se questo paese fosse stato gestito da statisti e non da persone che andavano avanti con logiche personalistiche, oggi non staremmo così. Grazie Marco. Grazie a voi. In bocca al lupo per il tuo spettacolo fino al 30, lo ricordo, fino al Teatro Vittoria. Marzo, benissimo. Al Teatro Vittoria. Cosa farebbe Fonzi al posto mio? Cosa Marco farebbe, ma chi lo sa? Marco fa la guasta. Grazie, ciao. Buona mattinata, grazie. Ciao.